Buon pomeriggio, siamo qui con Francesco Mauceri, tornato Ciao. direttamente, Ciao a tutti. Tornato direttamente dall'Emilia, dove vivo ormai da un bel po' di anni. Sì, quindi adesso sono più bassa Lombardia. Bassa Lombardia, bassa Mantovano. Mantovano, ecco, basso okay. Mantovano, sì. Allora, come queste esperienze di vivere al nord Italia? Ma è tanti anni che sono via, quindi ormai è un'abitudine, diciamo. Sono abbastanza integrato, ecco, sicuramente. Diciamo, hai vissuto più al nord che qua a Catania alla fine? Beh, secondo me sono a metà strada. Adesso sono a metà, 50-50. Ok. Però quando posso, quando ho un attimo, sicuramente le radici sono qua. Torni qua. Sì, per questa settimana, appunto, di Ferragosto. Sì, sì, quando riesco. Mi ripiace vedere il mare e soprattutto la famiglia, quello è la cosa fondamentale. Chiaramente. Francesco è qui, lo sto intervistando perché lui è arrivato secondo in questa famosa classifica del decennale di questi 10 anni di basket a Catania, più che altro di catanesi, perché comunque appunto lui era da Catania, è l'86, gioca come alla piccola guardia, giusto? Guardia, sì, esattamente. Sì. E in questi ultimi 10 anni ha fatto un bel po' di punti. E secondo soltanto Alessandro Sacca, che già abbiamo sentito di recente. Io non te vorrei chiederti questa cosa, come l'hai. Se ti è interessato questa statistica, se te l'aspettavi, magari. Guarda, sì, intanto sicuramente mi è stato molto sorprendente il fatto che tu l'abbia fatto, okay. Quindi già partiamo da questo. Hai mi fatto scoprire cose che io non sapevo neanche, okay. Quindi già ti ringrazio per quello. Ti ringrazio un po' meno perché sei stato fin troppo bravo, perché hai fatto vincere, hai trovato tutte le statistiche complete con Alessandro, quindi... Dovevi sapere che per gran parte della ricerca lui era in testa, in realtà. Poi alla fine ho scoperto le partite in più di Alessandro che mancavano e Alessandro l'ha superato, e quindi per colpa tua Alessandro ha vinto. Altro, io con lui non dico spesso, no, perché tra partite, ma anche lavoro, non abbiamo molto tempo, ecco. Però lui abita a 50 km da me, spesso facciamo amichevoli contro, quindi diciamo, tra l'altro so che quest'anno ha fatto un super campione, una super fine di stagione, portando la salvezza alla sua squadra, con anche un buzzer beater clamoroso. Che ha fatto giù d'Italia, sì, sì. No, sono contento, insomma, ti ripeto, è stato bello rivedere anche la mia storia tramite le tue statistiche. Esatto. La cosa particolare è che comunque a Catania ha fatto praticamente soltanto due panchine da senior, poi per il resto gioco soltanto giovanili, perché sono via giovanissimo, mi pare. Esatto, sì, ho fatto qualche panchina con il CUS in B2 quando avevo, credo, 13 anni. Devo essere sincero, nonostante non abbia una gran memoria, quelle esperienze me le ricordo, perché comunque erano le prime esperienze su. Tra l'altro in quel periodo lì il livello era clamoroso, nel senso che poi io negli anni successivi ho imparato a conoscere quei giocatori là, che hanno fatto veramente tanta carriera nelle minors di alto livello e non solo, quindi... Per esempio chi c'era in quella squadra, se ti ricordi? Io mi ricordo sicuramente Rugolo, che ha fatto poi degli anni alla Viola Reggio Calabria. Poi una guardia calabrese che ha fatto appunto medie altissime ogni anno, sì, mi pare. Sì. E poi Giuffrida, che è un bomber di razza, perché io in quel periodo lì non sapevo neanche chi fossero, poi dopo ho capito scoperto, chi. Esatto. E poi onestamente adesso i nomi non me li ricordo, però... Giordano. Antonello Giordano. Esatto. Sì, e sì. Quindi insomma, se mi ricordi i nomi vuol dire che ero veramente d'impatto, sì. Esatto. Poi sei stato uno dei primi catanesi a vincere lo scudetto, perché comunque ha vinto uno scudetto con Reggio Emilia a livello giovanile. Ce ne sono pochissimi, c'è Ciro Ferrara che ha vinto a Ferrara l'anno scorso, e poi tu e poi non so chi altro, maschili, poi ovviamente le ragazze ce ne sono di più, però. Sì, non credo ci siano altri catanesi che abbiano vinto scudetti, anche giovanili. Questo non lo so. Lo scopriremo anche questo. Lo scoprirai. In futuro. Vabbè, sì, quello me lo porto dentro, non me lo toglie nessuno, sono cucito addosso praticamente. Anche perché è stato l'anno in cui ero nei 10 della Serie A, con primario, però insomma comunque ero dentro i 10. Quindi per me quell'anno lì è stato esordio in Serie A, ho visto dei grandissimi giocatori. Ci ho giocato contro in amichevole, magari soprattutto, però insomma anche magari vederli anche dalla panchina, anche senza giocare, penso ti dico solo che ho visto dalla panchina, io ho fatto il ne chiaramente, però io con la Virtus Roma davanti a me giocavo Bodiroga, quindi ti dico lo ricordo anche quello gli anni, diciamo. Esatto, e poi dopo da capitano, sì, è stato bello, ho giocato in casa davanti a un sacco di persone, insomma lo ricordo veramente
positivamente. Sì. E quindi questo salto da Catania a Reggio Emilia a 15 anni, giusto? Quindi sì, proprio immagino 15 anni, una bella sì. scelta, una scelta molto forte. Una scelta tanto dura, nel senso che chiaramente magari a quell'età lì sei un po' inconsapevole, poi dopo capisci che è stata una scelta dura, importante, che permettimi di dire sono riuscito a fare grazie al fatto che ho una famiglia dietro con due spalle enormi. Quello è la prima cosa sicuramente, pieno di sacrifici, non è facile, però mi ha ripagato di emozioni e di esperienze che non tutti credo possano diciamo raccogliere, quindi è stata dura ma sicuramente piena di soddisfazioni. Altre soddisfazioni belle dopo lo scudetto, cosa c'è stata? Promozione in Serie B magari con Mantova? Sì, ho fatto un paio di anni, un paio di anni importanti diciamo nel Mantovano, dove dalla C siamo arrivati alla DNA, si chiamava all'epoca, consecutivamente. Tra l'altro in quel periodo lì la promozione in Serie B, c'è stato il terremoto, non so, quello della Mirandola 2012, quindi abbiamo giocato chi dormiva in macchina, il giorno dopo ci allenavamo, è stato strano, quindi vincere in quella circostanza lì è stato veramente particolare, diciamo, di impatto, sì, chiaramente. Sì, sì. E hai mai pensato di tornare qua in Sicilia per giocare magari? Ho mai ricevuto un'offerta per tornare? Ma guarda, io adesso in questo momento... No, ma io non adesso, ma anni fa tempi, magari, esatto. Io diciamo che ai tempi non mi sono mai precluso niente. C'è stato un momento della mia carriera breve in cui ho detto devo fare quello che serve per la mia carriera cestistica. È chiaro che dopo ho fatto anche delle scelte diverse, nel senso che non ho mai mollato lo studio, non mi sono mai messo a girare veramente tanto per la pallacanestro. Diciamo che a posteriori adesso dico ho fatto la scelta giusta, perché comunque adesso mi sono costruito un futuro parallelamente alla pallacanestro, ma forse più importante, quindi diciamo che anno per anno abbiamo valutato insieme con la mia famiglia tutto quello che poteva essere possibile fare per arrivare qui, ecco. Pur continuando comunque a giocare, adesso hai trovato questa sera per il tuo lavoro, però continui comunque a giocare anche non mi tiri via la palla, non me la tiri via ecco. Le mani, sicuramente sì. No, mi è contento di questa società carina, appunto, di questo progetto interessante, appunto, per ragazzi che lavorano. Sì, praticamente in realtà ci siamo trovati degli ex giocatori professionisti tutti insieme, all'età tutti di una trentina d'anni. Stiamo facendo un percorso interessante, perché siamo un gruppo di amici che dalla promozione siamo arrivati alla C2, quest'anno siamo arrivati anche quinti da neopromossi in una regione, la Lombardia, che è, per la pallacanestro è molto interessante. Mi pare ci sono 4 gironi, 5 in C2, non so. Caspira. So che ne sono nel bresciano, ci sono un sacco di società, e quindi chiaramente il livello si alza, l'interesse per la pallacanestro è importante, quindi nonostante sia un dopo lavoro, che comunque quando si allaccia le scarpe si va comunque ancora da professionista. Chiaramente. Però appena si allaccia, magari si apre una birra, si va a mangiare qualcosa insieme, però è comunque molto, molto interessante, molto motivante esatto. Perché probabilmente se non avessi questo interesse in generale nella pallacanestro, non so se continuerei a giocare, ecco. Sicuramente è importante avere stimoli, ecco. Chiaramente. E immagino che ormai la palestra catenana segui molto poco rispetto a una volta. Quando giocava tuo fratello. Quando giocava mio fratello, magari... sicuramente sì, assolutamente. È chiaro che poi ho perso molti contatti, quindi non seguo tantissimo. Quello che mi racconta mio padre, diciamo, è quello che so. Esatto. Della realtà del CUS, che sicuramente nell'ambito giovanile, so che quest'anno fanno la C2 con tutti i ragazzini. Con l'allenatore Gaetano Russo, che è stato uno dei miei primi allenatori 15 anni fa, se non di più, anzi 20 forse, insieme a Marchesano, che
che si scontreranno contro con Rovina come l'anno, no, l'anno esatto, scorso. Sì, anche l'anno scorso, anche però lui non scorso. Allenava Gaetano Russo il CUS, no, allenava Guadalupi in realtà. Esatto. Uh-huh. Invece quest'anno sono capi allenatori. So che l'Alfa sta facendo una squadra improntata sui catanesi, se non sbaglio. Quindi sicuro, grazie al tuo sito, qualcosa segue, devo essere sincero. Però sì, insomma, molto lontano. E invece la comunità di siciliani che giocano in Lombardia, qualcuno l'ha incontrato qualche volta, ti è capito di parlare, di scambiare qualche idea? Ma adesso su due piedi non ti viene in mente. Vabbè, a parte Alessandro Sacca, appunto, che è anche il giovane in Emilia. Poi però so che Roberto Sacca, però non l'ho mai incontrato. Mm-hmm. Perché a Milano sono andato a giocare forse una volta, ma mi sa che non. Poi lui gioca in C-Gold, mi pare. In C-Gold. Però quando lui giocava in C-Gold, adesso non lo so. Mm-hmm. C'è stato un momento in cui potevamo scontrarci, però lui era un altro girone, se non sbaglio. Quindi in realtà adesso su due piedi credo di non aver mai visto dei siciliani in giro adesso nel mio girone, quindi non saprei. Per il futuro pensi di allenare magari qualche squadra oppure continuare a giocare? No. Allenare non l'ho fatto per quando ero giovanili, per le giovanili, mini basket bello, però no, questo sono lavoro mi piace lavorare tanto, quindi non credo che continuerò. Questo non vuol dire che adesso il mio percorso da giocatore non so quando finirà. Faccio fatica a pensare che finirà, ma non ci altri 10 anni, altri 3.400 punti, proviamo. Vediamo. Magari se tra 10 anni rifai la statistica per i 20 anni esatto della pallacanestro a Catania, vediamo come siamo messi. Perché no? Va bene. Ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. Grazie per chi ci ha seguito. Ciao. Ciao.